Buongiorno, sono Vito Mollica, l'executive chef del Four Seasons Hotel Firenze, ormai da 10 anni e sono anche alla guida del ristorante Il Palagio. Benvenuti. C'è la tartare di tonnetto, servita con dei sapori mediterranei come capperi e il peperone di Senise. La rotolerò attorno a un avocado, in modo da dare un po' anche dei sapori un po' estivi, leggeri e freschi. Allora, prepariamo una tartare di tonno letterato, che abbiamo una bella ventresca, con dei peperoni di Senise, dell'avocado, dei capperi in polvere e della crema di mandorle. Ecco, tutti gli abbinamenti che poi verranno assemblati insieme nel piatto. Allora, facciamo la tartare. E tagliamo a cubetti precisi. Ecco qua. La tartare la condiamo con sale e pepe, delle zeste di agrumi, in questo caso di limone e arancia. Mettiamo un goccino d'olio e arrotoliamo la tartare su una pellicola. La mettiamo in questo modo. Arrotoliamo a forma di salame come un salsicciotto e la battiamo in freezer. Lo mettiamo per almeno 3-4 ore in freezer prima di avvolgerlo poi nell'avocado. Ecco, nel frattempo prepariamo l'avocado, che lo peliamo e l'adagiamo sopra la pellicola. Riapriamo il nostro salsicciotto di tonno, condiamo nuovamente l'avocado con sale e pepe e mettiamo anche poche gocce di limone. Arrotoliamo l'avocado e lo mettiamo in frigorifero per qualche minuto. Nel frattempo prepariamo le salse. Questi sono i peperoni di Senise, sono stati messi a molo, quindi disidratati, e ora li facciamo bollire nell'acqua. Questo permette dopo di frullarli e rendere una crema naturale senza aggiunta di nulla. In questa bowl invece mettiamo del latte di mandorla, mettiamo delle mandorle grattugiate che gli dà un po' di consistenza, aggiungiamo anche qui un po' di zeste di agrumi e frulliamo il composto col frullatore. Di nuovo saliamo piano e mettiamo un po' di polvere di capperi, nuovamente poche gocce di limone. Qui andiamo a mettere il nostro latte di mandorla. E gli abbiniamo questo peperone di Senise che ha preso un po' la consistenza del ketchup. Andiamo ad arricchire con un po' di insalatine. Il piatto è pronto, arricchito naturalmente con un goccino d'olio finale. Nel Mediterraneo il 90% degli stock ittici è considerato sovrasfruttato. Questo vuol dire che lo sforzo della pesca è superiore alla capacità del pesce di riprodursi. Questo ci porterà a un futuro con sempre meno pesci e a dei mercati che già tuttora dominano le nostre città, piene di pesce che viene da centinaia o migliaia di chilometri di distanza e molto spesso pescato con metodi distruttivi. Un altro grande problema è la concentrazione del mercato su poche specie, molto spesso quelli che sono i grandi predatori dei nostri mari, come tonno, pesce e spada, e che ha portato a una grande richiesta di mercato di queste specie, ma nello stesso tempo se ne sono dimenticate tantissime che invece erano parte della nostra cultura culinaria.
Per questa ragione World Rice ha unito le forze con Cooking Med e grazie al supporto di Irinox ha sviluppato questo progetto chiamato Il pesce povero, la vera ricchezza dei nostri mari. Questo progetto si avvale del contributo importantissimo degli chef di altissimo livello per cercare di rivalorizzare tutta una serie di specie che purtroppo hanno pochissimo valore commerciale ma che sempre sono state presenti nella nostra cultura culinaria. Abbiamo fatto una selezione molto accurata di queste specie basandoci su criteri di sostenibilità importanti, quali per esempio il rispetto del periodo di riproduzione della specie in questione, piuttosto che il fatto di avere dei dati scientifici forti sull'abbondanza della specie nei nostri mari e anche, molto importante, la metodologia di pesca e gli attrezzi con cui questa specie è stata pescata, quindi andando a valorizzare quella che è la piccola pesca artigianale costiera italiana.